Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video particolare, perché per la prima volta proverò a risolvere un rompicapo da livello massimo. Vi faccio vedere un attimo la tabella. Come vedete, l'ultimo livello si chiama Grandmaster, è il rompicapo che ho acquistato io a esattamente 6 stelle. Partendo da questa situazione dovrò arrivare a questa situazione. Beh, direi che per rendere più allegro, più divertente questo video, di provare a cronometrarmi e vedere un po' se riuscirò a risolverlo durante questo video. Detto questo, ma Ale, dove acquisti i prodotti? Dove acquisti i rompicapo? Dove acquisti i prodotti magici? Beh, li acquisto su lassonellamanica.com, dove adesso è presente una categoria rompicapo dove ci sono anche questi aggeggi infernali di livello Grandmaster. Vi ricordo il codice sconto ALEMAGIX per avere anche uno sconto immediato del 10% e un effetto in omaggio. Ok ragazzi, questo è il Quest Infinity di Hanayama. Allora, in realtà non so nemmeno come andrà a finire questo video, perché è il primo rompicapo di Hanayama che possiedo. Ovviamente proverò a risolverlo, anzi vi scriverò qui il minutaggio esatto così vi evitate qualsiasi tipo di spoiler. Partono da una stella di difficoltà fino ad arrivare in questa pagina a 4 stelle e poi qui abbiamo quelle da 4 fino ad arrivare a quelle da 5 e ovviamente quelle da 6 stelle sono appunto Grandmaster. E io con quale potevo iniziare, essendo il primo rompicapo? Ovviamente con quello 6 stelle. Non voglio dire che sono giustificato se non riuscirò a risolverlo. Questo puzzle si chiama infinito, non solo per il suo aspetto, ma anche perché il suo movimento continua all'infinito finché i suoi pezzi non vengono smontati. Risolvere questo puzzle vi sembrerà facile, ma vi darà tante ore di divertimento. Come vedete, queste sono due rondelle che si trovano all'interno di questo, diciamo, involucro che sembra una nocciolina. È davvero massiccio, quindi pesantissimo, solo per farvi sentire. Davvero pesantissimo, e questo potrebbe essere l'ultima volta che lo vediamo appunto risolto e soprattutto senza un graffio. Come vedete, nella parte frontale abbiamo la scritta Infinity e Hanayama e il logo dell'infinito. Poi notiamo anche che questo è a forma di cerchio, invece l'altro meccanismo ne manca una parte per far sì che tutto possa essere incastonato all'interno di questo guscio metallico. Stessa cosa al contrario, questo è completamente a forma di cerchio e invece qua ne manca una parte. Oltre che ho notato che uno di questi esce fuori. Quindi direi di non perdere altro tempo e proverei a risolverlo a partire da adesso. Quindi vado a prendere il cronometro e vado ad iniziare così il conteggio. Allora, per cominciare, essendo il mio primo rompicapo serio, voglio impormi delle regole. Allora, la prima regola sicuramente è quella di non arrabbiarmi, perché essendo rompicapo ed è fatto appunto per svagarsi, arrabbiarsi è controproducente. 2, vorrei cercare di non romperlo, quindi di non forzarlo troppo. E 3, quello di cercare di capire e ricordarmi i meccanismi di questo aggeggio, quindi come lo monto e come lo smonto, altrimenti fare le cose a caso potrebbe poi permettermi sì di scombinarlo ma non di rimontarlo, quindi devo cercare di dare un senso a quello che sto per fare. Allora, vediamo un po', analizziamo questo rompicapo. Questo anello esce fuori, quindi si muove, quest'altro invece no. Abbiamo dentro un meccanismo e questo non rotea, vediamo quest'altro, quest'altro nemmeno. Proviamo a girare in questo modo. Ok, notiamo già che girato al contrario, quindi della scritta Infinity in basso, se io vado ad alzare leggermente e girare, succede qualcosa. Vediamo un po' cosa è successo. Ok, come vedete si è spostato quell'anello che e continua ancora a roteare. Ok, quindi come vedete qui abbiamo questa mezzaluna che si vede. Vediamo se adesso quest'altro si è sbloccato. No. Oh, si gira anche questo. Allora, ho capito. Allora, intanto devo tanto a quel bigliettino che ho letto prima, ovvero questo, dove ci sta scritto, secondo me, un suggerimento davvero importante. Il suo movimento continua all'infinito finché i suoi pezzi non vengono smontati. Ok, quindi devo fare dei movimenti prima con l'anello di destra e poi con l'anello di sinistra, finché non si smontano. Quindi vediamo un po' se riusciamo. Ok, questo adesso esce fuori. Allora, ho fatto una scoperta. Ho notato che portando l'anello con la scritta Infinity
in questo punto abbiamo una sorta di linguetta all'interno del nostro rompicapo, quindi questo dovrebbe permettere la fuoriuscita di questo, di questa parte qui. Quindi poi dobbiamo cercare di liberare anche l'altra, quindi immagino che ci sia un'altra linguetta del genere dall'altra parte per far smontare anche questo anello. Quindi vediamo un po' come fare. Oh, è girato anche questo. E ho trovato anche l'altra linguetta che si trova qui sotto, quindi uno è qui, l'altro si trova qui, quindi dovrei cercare di portare, vediamo un po' com'è all'interno, la mezzaluna, questa qui, di qua. Cavolo è stato? Penso che i vicini si stiano ammazzando. Quindi proviamo al contrario, proviamo a ritornare alla situazione di partenza e spostare prima quell'altro. Allora, voglio capire il perché non gira questo anello qui. Questo sì, ma questo no, perché ovviamente all'interno ci sono questi ingranaggi. Proviamo così, ok, così gira quest'altro. Però come farà a girare questo? Quindi questo si gira tantissimo, quindi questo si può girare praticamente tutto. Vediamo se è così, ho liberato qualcosa. Ok, in realtà qualcosa è successo. Credo che sia a buon punto. Solo che questa mezzaluna dovrebbe andare qui. Vediamo se riesco a girarlo. Ovviamente no. Oh, ho capito come funziona. Bisogna alzare e scendere. Ok, ogni volta che si alzano o si abbassano questi aggeggi cambia il meccanismo interno. Ok. Ok, proviamo a girare un altro po' questo. Ok, l'abbiamo portato qui. Quindi adesso nuovamente, penso che così non giri, ci portiamo questo. Posizione, non si muove prima. Non calcoliamo, sono sbagliati. Ok, giriamo tutto. Tutto, ok, un altro po'. Situazione iniziale. E adesso questo dovrebbe uscire. E invece... Oh! È uscito! Ok, i calcoli sono corretti. Ma adesso... Intanto siamo a 35 minuti. Quindi quell'altro dovrebbe uscire senza problemi, penso. Non ditemi che... Ok, no, si gira facilmente. Eccolo qua. Abbiamo ufficialmente smontato il rompicapo alla bellezza di 36 minuti. Quindi, diciamo, sono dentro l'ora di risoluzione. Ma adesso, cavolo, ho fatto l'errore che non dovevo fare. Come era posizionato questo? Vediamo un po' come funziona il meccanismo. Allora, questi sono... i meccanismi. Questa è la mezzaluna che va a combaciare con la scritta Infinity. Quindi questo in alto non può andare, quindi questo scende, giro. Ah, ok, questo può girare solamente di una posizione alla volta, mentre questo può girare completamente fino a fine corsa. Ok, ho capito il meccanismo. Quindi
dobbiamo provare a inserire questo al contrario, quindi con la linguetta grossa, e allora lo inseriamo qui, linguettona grossa qui. Allora, ho capito che il 90% di questo rompicapo lo fa quello con la scritta Infinity. Ogni volta dobbiamo svitarlo completamente, far fare un giro a quest'altro e poi di nuovo avvitarlo e far fare un altro giro. Quindi poi svitarlo, giro, avvitarlo, giro. Mi sa che l'abbiamo fatto 3-4 volte e abbiamo risolto il rompicapo. Quindi in realtà, una volta capito il meccanismo, è semplice. Quindi quello con scritta Infinity deve ogni volta roteare completamente. Prima tutto a destra, facciamo fare un giro a quell'altra rondella e poi a sinistra. Quindi adesso montarlo dovrebbe essere un gioco da ragazzi. Quindi, almeno credo. Allora, faccio fare un giro a questo e quindi faccio svito completamente, ovviamente facendo sale e scendi con quell'altro, quello con la scritta Infinity, finché non arriva al massimo. Ok. A questo punto facciamo fare un altro giro a questo, che come vedete adesso gira. Vediamo se è il massimo. Sì, quindi nuovamente svitiamo questo completamente, che come vedete girerà fino ad arrivare a fine corsa. Ok, quindi facciamo fare un altro giro a questo, che come vedete gira. Vediamo se gira un'altra volta. No, solamente di uno. E nuovamente, quindi andiamo a svitare questo, che come vedete gira perfettamente. Un po' così. Ok, no, che ho combinato. No, ci siamo. Basterà girare, perché vi ricordo che la mezzaluna deve andare a combaciare con questo. Quindi dobbiamo girare. Vediamo se ce la facciamo. Ok, e quindi nuovamente andiamo a svitare questo al 100%, quindi in senso orario, sì, orario. Ok, un altro po'. Ok, questo è entrato e vediamo se riusciamo a inserire quest'altro. Direi che è stato completato con successo. Orario 43 minuti e 20 secondi. Quindi, una volta capito il meccanismo, che basterà un po' studiare un po' il movimento, riuscite a capire come funziona. Quindi se i miei calcoli adesso sono esatti, voglio provare a farlo nuovamente avendo capito il meccanismo. E i miei calcoli sono super esatti. È possibile risolverlo in 1 minuto e 20 secondi, anche secondo me più veloce. Allora, questo rompicapo è stato davvero super divertente e davvero ingegnoso. Quindi sicuramente la tecnica migliore è quella di studiare bene il nostro rompicapo. Questo credo valga per tutti i rompicapi. E una volta capito il meccanismo di come far muovere gli elementi interni, sarà un gioco da ragazzi riuscire a risolverlo. Però è stato davvero super divertente e, credetemi, la prima parte ci ho messo 30 minuti, quindi super difficile. Per completare, quindi, una volta che questo l'ho risolto, vi chiederei di scrivermi nei commenti quali di questi vi piacerebbe vedere. Ovviamente di difficoltà scegliete voi, da 4 stelle, 5 stelle, vi faccio vedere un po' i nomi. Non vado a vedere quelli super semplici, magari uno di questi. Vedete se c'è qualcuno che vi piace particolarmente. E direi di andare a risolvere nuovamente insieme a voi. Mi sono super divertito, questo era Case Infinity. Vi ricordo il codice sconto alle Magix e di trovarlo su lassonellamanica.com. Detto questo, grazie per avermi seguito. È stato un video davvero particolare, il primo del suo genere, quindi spero vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video.